e benvenuti a questa nuova puntata del notiziario video della web TV delle diocesi di Tivoli e di Palestrina. In questa edizione la festa della Madonna del Campo a Cave, l'infiorata di Gerano, l'infiorata di Tivoli online, la festa di San Giuseppe dei lavoratori, il maggio dei libri, la venuta della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, Sor Anna Nobili e la Holy Dance, iniziative per la giornata delle vocazioni, la morte di Padre Vincenzo Fantasia degli Oblati di San Francesco di Sales e di Padre Mario Cipollone dei Trinitari, la riapertura del Museo Diocesano, gli impegni del Vescovo. In apertura di questa puntata la festa della Madonna del Campo a Cave, celebrata solennemente martedì 27 aprile, un momento importante dato il restauro dell'immagine mariana del santuario e la cerimonia di consegna delle chiavi della città alla patrona, Maria Flos Campi. Il Vescovo Parmigiani ha scoperto l'effigie nel santuario e presieduto poi la messa in piazza Nassiria, con grande concorso di popolo. Se desideriamo che anche in questo tempo Maria si mostri a noi benigna e come abbiamo chiesto termini quanto prima questo tempo difficile, occorre che viviamo nella fede e soprattutto compiamo, facciamo le opere della fede. Maria, fiore del campo, ci mostra queste opere. Ci spostiamo ora in diocesi di Tivoli, a Gerano, dove la comunità si prepara a festeggiare la Madonna del Cuore la prima domenica dopo la festa di San Marco, una festa giunta alla 292esima edizione. L'immagine di Maria, realizzata dal pittore Sebastiano Conca, è arrivata a Gerano nel 1729 e da allora tutta la popolazione si affida alla materna protezione della Vergine del Cuore. Ecco alcuni momenti da precedenti edizioni. La Madonna del Cuore corrisponde al cuore di Gerano, di questo paese. Oggi con l'infiorata questa manifestazione di fede, di amore verso Maria si esprime al massimo. La vita dei geranesi oggi vuole impegnarsi con Maria, essere un dono di amore in nome di Cristo per i fratelli. Restiamo a Tivoli perché il 2 maggio, in occasione della festa della Madonna di Quintiliolo, soltanto parzialmente in piazza Plebiscito si svolgerà la tradizionale infiorata, mentre un contest video e fotografico si svolgerà online con l'hashtag Infiorata Tivoli Digital. Il mese di maggio si apre con la festa di San Giuseppe e dei lavoratori. In questo momento complesso a livello economico e sociale abbiamo raccolto alcune testimonianze dal mondo dell'imprenditoria e del lavoro. Per il secondo anno consecutivo un primo maggio diverso dagli altri. Questa pandemia ha messo veramente a dura prova tutte le attività, dalle più piccole alle più grandi. Le difficoltà sono quotidiane dovute alle chiusure improvvise, ai cambiamenti di colore di regione. Ci troviamo a non riuscire a programmare un futuro nella serenità. Io sono un agente di viaggi, sono in cassa integrazione da marzo 2020. La situazione è drammatica. Le prospettive per il 2021 sono forse meno scure, ma non completamente rose. La festa del lavoro, dei lavoratori, quelli che prendono lo stipendio, loro è bello. Coloro che si devono guadagnarsi lo stipendio è una cosa impensabile e inammissibile. Una volta era festa dei lavoratori, adesso come adesso il lavoro ce ne sta poco, quei pochi fortunati che ancora ce l'hanno, quando dici che è una festa loro, ma questa pandemia ci ha messo un po' in crisi, eravamo parecchi operai, per poi stanno sotto integrazione. Per quanto possibile, tornate alla terra. Con queste parole, padre Virgilio Maurizi, del convento di San Francesco a Bellegra, si rivolge ai giovani che non riescono ad entrare nel mondo del lavoro in questo giorno dedicato proprio alla dignità e alla necessità di un lavoro. L'antico convento sta diventando un luogo di formazione all'ecologia integrale. Vivere nel rispetto della natura e di ogni creatura è come ritornare finalmente a noi stessi. Solo così il lavoro può diventare la possibilità di una vita piena. Maggio è anche il mese dedicato ai libri. Quest'anno la Biblioteca Diocesana di Palestrina, in sinergia con l'Archivio di un Museo, con l'Ufficio dei Beni Culturali e l'Ufficio delle Comunicazioni Sociali, propone una serie di appuntamenti online. Oltre alla presentazione della Biblioteca Orlandi, sezione della Biblioteca Diocesana di Palestrina e della Biblioteca di Tivoli, alcune puntate saranno realizzate in collaborazione con l'Associazione Caffè Corretto di Cave e dedicate al premio letterario dell'Associazione. Voltiamo pagina e passiamo a Genazzano, dove lunedì 26 aprile si sono concluse le celebrazioni della festa della venuta della Madre del Buon Consiglio. Ce lo racconta nel servizio il nostro inviato Paolo Schiavella.
Siamo qui riuniti in fraterna esultanza per ricordare la manifestazione di Maria in questo santuario che veneriamo con il titolo di Madre del Buon Consiglio. Grazie Madre Santissima per questa tua presenza forte, bella, dolce, delicata. Volgi, oh Madre, il tuo sguardo su questo popolo, accogline i generosi propositi, accompagnalo nel suo cammino verso un avvenire di giustizia, di solidarietà e di pace. Evviva Maria! Evviva Maria! Andiamo ora alla scoperta di un'esperienza unica, di una suora che mette in danza la sua vocazione e fa del ballo uno strumento di evangelizzazione. È suor Anna. Ho capito incontrando le suore operaie durante un ritiro spirituale che questa era la mia chiamata, quella di donare tutto il mio corpo a Gesù. Abbiamo iniziato su una parola che mi ha sempre accompagnata, che è la parola di San Paolo che dice: non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo e che voi appartenete a Dio. E allora pensavo di unire la danza con la spiritualità, col Vangelo, e da lì a poco sono arrivati prima 2 bambini, poi il secondo mese erano già 30, l'anno dopo 50, e quindi poi da un piccolo corso è diventata una scuola e poi un'associazione vera e propria. La mia vita di consacrata io la vivo con i ragazzi, no? Donandomi a loro attraverso questa danza che è di lode e di evangelizzazione. Rimaniamo nel contesto della vocazione perché domenica scorsa abbiamo celebrato la giornata di preghiera mondiale per tutte le vocazioni. Ascoltiamo cosa ha preparato la parrocchia della Santissima Annunziata per i ragazzi in questa occasione. Adesso vi spieghiamo rapidamente come utilizzare il dado dell'amore. Allora, Azzurra, okay. Lanciamo il dado. Allora, vai, lo lancio per terra. È uscita la frase "amo tutti", che significa che noi questa settimana dobbiamo impegnarci ad amare tutti, così poi domenica prossima torniamo e condividiamo tutte le frasi che ci sono uscite e le condividiamo tutti insieme. Grazie, ciao, buona domenica! Cambiamo argomento per ricordare Padre Vincenzo Fantasia degli Oblati di San Francesco di Sales, tornato alla casa del padre domenica 25 aprile. Deceduto per Covid dopo settimane di sofferenza vissuta nella fede, Padre Vincenzo era in servizio pastorale presso la parrocchia di Castelmadama e a lungo è stato vicario episcopale per la vita consacrata. Lunedì ha terminato la sua corsa terrena anche Padre Mario Cipollone, dell'Ordine della Santissima Trinità, a lungo parroco della parrocchia di Santa Lucia a Palestrina. Avviandoci alla conclusione della puntata, annunciamo anche la riapertura al pubblico del Museo Diocesano Prenestino di Arte Sacra, il venerdì a partire dal prossimo 7 maggio. L'ingresso è su prenotazione. E sabato 8 maggio, in occasione del 16° compleanno, sarà online anche il nuovo sito del Museo Diocesano, con una ricca galleria di immagini, notizie e approfondimenti. Diamo infine uno sguardo agli impegni del Vescovo. Domenica 2 maggio alle 11.30 nella Cattedrale di San Lorenzo Martire in Tivoli celebra la messa in occasione dell'arrivo dell'icona della Madonna di Quintiliolo in città. Alle 18 nella parrocchia di Turania conferisce il sacramento della Cresima. Giovedì 6 maggio alle 9.30 presso il Santuario di Nostra Signora di Fatima in San Vittorino Romano partecipa all'incontro di formazione permanente del clero guidato da Monsignor Andrea Ripa, sottosegretario della Congregazione per il Clero. Sabato 8 maggio alle 10 e alle 12 presso la parrocchia di Santa Maria Goretti in Villalba di Guidonia e alle 18 presso la parrocchia di San Silvestro in Villa Adriana conferisce il sacramento della Cresima e della Prima Comunione. Domenica 9 maggio alle 11 presso la parrocchia di San Buci e alle 18 presso la parrocchia di Cerreto Laziale conferisce il sacramento della Cresima. Per questa edizione è tutto, grazie della vostra attenzione, continuate a seguirci sui nostri canali. Arrivederci!